Amiche ed amici della Kenobis Watch Productions, parto sempre con le cuffie, non so perché. Amiche ed amici della Kenobis Watch Productions, eccola! Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata del Commodore 64 Advent Show, per esattezza la settima puntata del 7 dicembre. È semplice: 1 dicembre, prima puntata, 2 dicembre, seconda. È l'avvento che funziona così, non l'ho inventato io. Sigla, sigla, non mi ricordo. Non mi ricordo cosa volevo dire. Sigla. Allora, come abbiamo detto, c'è questa curiosa tendenza faccina che, come vedete, continua finora e vi posso dire già che continua anche nella prossima finestrella dell'avvento, del calendario dell'avvento, perché il prossimo gioco che giocheremo quest'oggi è... Ullala, ma una cuccagna, un uomo primitivo potrebbe essere qualsiasi cosa e probabilmente è un gioco che molti di voi non conoscono, ma c'è una buona ragione per cui io voglio giocarlo quest'oggi. Di cosa si tratta? Vediamolo. The Human Race della Mastertronic. Perché ho deciso di giocare a questo gioco? Ma perché ieri mi sono un po' ispirato con il fatto che Zybex, Zybex, Zylox, Zycops era un gioco estremo, gioco di ieri, era un gioco budget ma efficace e quindi ho detto vorrei proprio giocare un gioco budget che non ho mai giocato in vita mia e questa cosa è assolutamente tutta vera, ma mi è sempre incuriosito perché questo gioco è famoso principalmente per la musica di Rob Hubbard, celeberrimo musicista mai troppo celebrato all'interno dell'Advent Show, anzi dovremmo celebrarlo di più, del Commodore 64 e non solo. Su Commodore 64 Hubbard ha prestato le sue capacità compositive a una quantità enorme di giochi, basta citare Delta oppure Commando, per citare probabilmente due dei più famosi, Monty on the Run, How Fiddles on Monty e tanti altri, e anche a molti giochi budget un po' pupù come questo qua. O almeno questa è l'idea che mi sono fatto io, che è un gioco pupù, magari mi sbaglio. Mastertronic era appunto un'etichetta budget, trovate sul canale YouTube di Kenobizbot anche una serata dedicata, registrata proprio a Mastertronic con Zanilo Zellafrana. Però The Human Race ha uno dei brani che io preferisco di Rob Hubbard, che è la traccia del livello 4, si chiama infatti Subtune 4 di The Human Race, che si trova poi anche in altri giochi in realtà. Però penso che questo sia il primo gioco in cui appare. Proviamo dunque questo gioco, vediamo com'è. E mi sono dimenticato completamente di farlo partire, di prepararlo. Quindi lo faremo adesso, da zero, guardandoci anche il crack dei pirati. Perché no? Bellissimo. Questa è una serie di crack molto belli degli anni 2000 di un gruppo che si chiama Remember, che sono stati secondo me tra i... Come state leggendo, come scrivevano i pirati, questo gioco fa schifo. È impossibile andare avanti senza un trainer, quindi lasciate perdere. Cioè, è impossibile giocare senza i cheat, senza barare. Quindi io probabilmente barerò. Remember, questo gruppo di pirati, ma poi ci sono tanti altri gruppi di pirati come Okkuto Force, yes, che hanno portato avanti questo discorso. Non solo preparano il gioco, lo riconfezionano e basta, ma ci aggiungono dei trainer e alle volte, molto spesso, anche dei bug fix per migliorare alcuni aspetti del gioco che non funzionavano bene.
Da quello che abbiamo capito non è un bel gioco, ma non solo di bel gioco vive l'uomo e nemmeno l'Advent Show, si vive anche di giochi brutti per dindindindina, anche per crearsi quel gusto critico che poi ci permette di capire perché Pac-Man è veramente così ficco. Perché poi ci sono giochi un po' meno ficchi, come per esempio questo qui. Ma vediamo, appunto qua, Remember riproponeva anche tutto il testo del manualetto del gioco, e qui lo state infatti vedendo. Dicono un sacco di cose, ci spiegano adesso il gioco now play the game that took 35 million years to create, giocate il gioco, ci sono voluti 35 milioni di anni per crearlo, hai solo 3 vite, va bene, grazie Jack Alien. Qua ti dice che cosa ha debuggato, mi sono posto questo, quello lì, benissimo, andiamo. Ma la schermata non è che brutta, cosa devi dire. Mastertronic Presents riprende l'immagine che abbiamo visto di copertina. Vediamo quanto è brutto questo gioco, è veramente brutto. Ma visto che tanto poi si dice, dico sempre, vabbè, questo sarà l'ultimo Advent, poi non è mai l'ultimo Advent, è inutile cercare di mettere tutti sempre giochi bellissimi. Mettiamo anche giochi un po' così a caso. L'ho sempre fatto. No, dite no. No, 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 queste cose qua, no, 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 no. Collision Off, no. Starting level 1. Ecco, questo sì, magari. Commodore per il level skip lo mettiamo così per sicurezza. Se vediamo che proprio non si riesce a giocare, allora useremo i sporchi trucchi. Ok, Mastertronic. Joystick, The Human Race, JD Ferrari, capitolo 1, un milione di anni fa, cibo per la mente. Ok, cerca le banane, va bene. Chi sono io? Io sono quella scimmia, ok. Vabbè. Bene, devo mangiare le banane. Fin qua. Posso farcela. Bah. Attenzione, c'è un dinosauro gigante. Ecco, e sono morto. Vabbè, gioco difficilissimo, ho già capito. Eddie mi porta via le 3 vite e me ne mette 2. Beh, però bizzarro. Vabbè. Ma vaff... Però la musica è bella. Una vita. Ok. È passato anche quello. Vai, magna le banane. Bravo, magna le banane. No. Ma è un gioco impossibile. Si ferma. Sono il fato. Maria Vergine. Si ferma quando mangi le banane, si ferma, capito? Quindi sei, cioè, non è come Snoopy che è eccellente, questo è un po' cacao, poi devi ricominciare sempre da capo, ma quell'enorme banana, vabbè. Adesso arriva il cane e mi ammazza, no. Ma porca! Poi sta roba c'è noiosissima che va a prendere la vita. Perfino la musica di Robabbar dopo un po' è troppo bella, crea contrasto con questo gioco disperato, quindi la tolgo per un attimo per capire un po' meglio. Guarda quello, vedi. Cioè, solo per mangiare queste banane qua, cioè, ci metti 1000 anni. A meno che non le devi mangiare solo la banana più grossa.
Questa sembra una spiegazione bellissima, in effetti. Su! Ma dai, stupida scimmia! Ho capito. Ma io provo a saltarle, ma che me frega delle banane? Io le schivo tutte adesso, le banane. Basta. Perché devo prendere le banane piccole? Devo prendere la banana più grande, come giustamente mi insegna lui. Ciù! Ma Dio mio, che cattiveria! Fallo più basso, quel dinosauro! Fallo più basso! Poi arriva quello, poi arriva quell'altro. Dio santissimissimo, no! No! No, vabbè, è per forza che servono le vite infinite. Adesso moriamo, premiamo, ecco, va bene. Bariamo e andiamo al secondo capitolo. 100.000 anni prima di Cristo, Great Balls of Fire. I just hot-footed across to safer ground. Ok. Ok. Carbonizzato. Però Babar spinge. Ma perché? Ma che prospettiva usa? Non è possibile! È un gioco di una bruttezza inconcepibile! Vai giù! Ma tu... È difficile spiegare quanto male funziona, ma funziona veramente male. Dio! Ah. Ultima prova sul capitolo 2, poi passo al 3. Passo subito al 3. Questa lentezza, questa vite, ma Dio... Dio mio! Ah! Il fastidio non è natalizio, il fastidio che sto provando non è natalizio. Sono il fato! No, prima te prendo la vita, lentissimo. Se ho capito. Bellissimo. Capitolo 3, 50.000 dopo Cristo. No, before Cristo, prima di Cristo. Easy, just roll, just semplicemente, ok. Vabbè, rapid joystick movement, ok. Non funziona. Ah, rapid joystick movement nel senso proprio Hyper Olympic. No. Sì, così. No, 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 no! La musica è bella, però. Ma è impossibile! Nessuno ha mai sentito il quarto...
Ma non è possibile, cioè non sono l'ultimo giocatore del mondo, una mia dignità non può essere così difficile. Forse sì. Via. 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 Ed ora finalmente sentiamo la musica del quarto stage. In game. Ok, terreno instabile. Rosso significa vai. Una mother water protection, use fire button. Vabbè. Adesso che c'è il no go meter, non avevo visto. Però che musica, eh? Ah, questo è bizzarramente interessante, in effetti. Va bene, ma questo non è un concerto di Monello, quindi... Però che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia assoluta. Non so nemmeno se sei sentito effettivamente qualcosa, vabbè, comunque non è importante, è stato un atto improvvisato perché ho visto la chitarra lì, ho sentito questa musica divina, ho detto lo faccio, vado. Comunque, direi che possiamo chiudere qui questa esperienza abbastanza traumatica e vederci domani, speriamo, con un gioco un pochino più light, hard, beh, come si dice, insomma, non so, ma sono turbato, sono profondamente turbato, anche i trigliceridi alti, non posso giocare a roba di sto tipo, non posso, signori. A domani, è meglio. Robabbar, però la musica è bella, quello va detto. Musica bella.